Amici, oggi, come promesso, vorrei dedicare questo video all'alimentazione vegana e darvi qualche dritta perché sia un modo di mangiare veramente sano e soprattutto a prova di scettici. E chi sono sti scettici? Quelli che dicono che i vegani hanno carenze e deperiscono e non stanno bene e si ammalano. Ma infatti non è così. No, come ho già spiegato in diversi video e come dico sempre, non bisogna essere vegani e basta, ma bisogna essere vegani intelligenti. Per avere i miei consigli potete guardare tutti i video della playlist dedicata qui. Ma oggi voglio concentrarmi su un aspetto importante della dieta vegana, su alcune cose che tutti devono sapere. Ovviamente, siccome io sono sempre originale o rovescia, dice qualcuno, non è quello che dicono tutti. Non voglio dirvi come integrare le carenze di vitamina B12 o zinco o ferro, ma il contrario. E cioè, scusa? È il contrario, nel senso che sono più i danni fatti da alcuni alimenti di cui i vegani tendono ad abusare che i danni provocati dagli alimenti eliminati dalla dieta. Questi alimenti sono vegani, sì, ma per niente sani. Ecco la lista degli alimenti che i vegani dovrebbero evitare, esattamente come la carne, il pesce, il formaggio, le uova, eccetera. Perché questi alimenti, anche se non sono derivati animali, fanno male al nostro organismo, soprattutto se mangiati in eccesso. Vediamo quali sono, ma prima mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. E già che ci siete, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale dove trovate tantissimi video tutorial, ricette, consigli. È facile iscriversi, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vederli. E ora vai con i 5 peggiori alimenti vegani e i loro danni. Zucchero bianco. Ci sono molti dolci che non contengono derivati animali come latte, burro, uova, ma essendo dolci pieni di zucchero sono una bomba infiammatoria per l'organismo. Dolci, no! Oddio! Farine raffinate. La farina è vegetale, viene dal grano. È sana e vegana, ma attenzione, ma una buona pasta bianca non ha mai fatto male a nessuno, o no? Tutte le farine, se sono raffinate, diventano colla nell'intestino e hanno un pH acido che non depone bene per la salute, no? Grassi vegetali idrogenati. Molti prodotti da forno come biscotti, pizzette, focacce sono vegani perché non hanno ingredienti animali, ma contengono grassi saturi, grassi trans, grassi idrogenati che provocano alterazioni metaboliche e cellulari. Peccato, rendono i prodotti così morbidi e gustosi. Si trovano scritti sulle etichette, quindi meglio leggerle sempre. Bibite gassate, zuccheri, coloranti, aromi, gas aggiunti. Saranno anche vegane le bibite, ma non sono sane. Provocano gonfiore, aumento della glicemia e infiammazioni sparse, spesso con dolori articolari e muscolari. Ok, ho capito, allora smetto. Alcol, buono il vinello vegano, vero? Va giù che è un piacere. Poi non ha componenti animali e magari è biologico, può fare solo bene. E invece no. Ah no? L'eccesso di alcol non fa mai bene, in nessun caso. Chiedetelo al vostro fegato. Ma insomma, i vegani già non mangiano derivati animali, poi neanche queste cose. Ma di cosa vivono? D'aria? No, di certo, la sola aria non nutre abbastanza. E poi oggi è inquinata e pure radioattiva, a quanto pare. I vegani hanno molti alimenti di cui nutrirsi, alimenti sani, completi, nutrienti e anche buoni, che danno soddisfazione. In un prossimo video vedremo insieme quali sono i migliori.
Oggi, per concludere, voglio ricordarvi una cosa. Più siamo disintossicati e più apprezziamo i cibi naturali e non desideriamo più consumare cibi artificiali e raffinati. Per esempio, se mi offrite un piatto di pasta bianca o di riso nero, io quale scelgo secondo voi? Lo sappiamo, il riso nero, sì, bravo, sì. Beh, nessuno nasce salutista, ci si educa e come ho fatto io potete farlo anche voi se volete, per stare meglio ovviamente. Allora voi che amate il pensiero trendy e sano, fatelo circolare, condividete questo video con i vostri amici e sui social, diventate come me portatori sani di salute naturale. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul canale. Naturalmente. Ciao! Dritto. Hello, my friends!